Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento di Focus On, il programma della nostra emittente che vuole mettere in risalto manifestazioni, fatti, cultura e oggi infatti ci occuperemo proprio di cultura. Nel dettaglio eh, vi parleremo dell'uscita eh, del nuovo libro eh, di Angelo Vassallo, La verità negata. Abbiamo in studio eh, l'onore di ospitare don Fabrizio Bagnala, parroco di... Eh, Taizano Narni, ben trovato, Don Fabrizio. Piacere, tutto mio. Grazie, un saluto a tutti. Grazie di essere qui con noi. E Gerardo Spira, eh, ex segretario comunale eh, di Pollica e collaboratore di Angelo Vassallo, ritorna sugli schermi di Cilento Channel dopo eh, diverso tempo, ma con piacere ecco l'abbiamo qui perché sia Don Fabrizio che eh, Gerardo hanno fatto una prefazione importante a questo libro. E adesso andiamo nel dettaglio e eh, cerchiamo di capire come Don Fabrizio, eh, pur non avendo di persona Angelo Vassallo abbia eh, recepito ecco, tutto quello che ha fatto eh, negli anni eh, passati quando eh, era in vita eh, e perché. Eh, L'attaccamento ecco, a questa persona, lui lo ha conosciuto attraverso il fratello, Dario Vassallo, eh, e si è appassionato a questa figura. Allora, Don Fabrizio, ci racconti innanzitutto di lei, così eh, magari facciamo capire anche ai telespettatori di Cilento Channel chi è, che cosa fa, eh, di cosa si occupa e poi nel dettaglio il perché la sua presenza all'interno di questo libro, che tra l'altro è un documento importante. Beh, io sono Veneto di origine. Lavoro e eh, opero come parroco di una piccola comunità, ma nel comune di Narni, in Umbria, e, ed è lì che ho incrociato la, la storia di Angelo, perché nella, nella mia parrocchia è stata titolata una sala polivalente eh, ad uso civico ad Angelo. Lì ho conosciuto Dario e, ed è nata un po' la curiosità di approfondire la figura di di Angelo Vassallo e poi anche un rapporto anche di, di vicinanza e di amicizia, che mi ha portato fino a, a che Dario mi ha chiesto, quasi imposto, <ride> quelle cose che si possono fare tra amici, di scrivere due righe e presentazioni di questo, di questo libro. Ecco, che cos'è che ehm, più l'ha toccata nel profondo di questa persona e dunque del sindaco pescatore? Ma credo Di Angelo la cosa eh, che, mi è, che mi ha toccato, forse anche per sensibilità, e eh, la potrei riassumere in una, in una semplicissima parola. Oltre. Oltre, perché la capacità di vedere le cose con lungimiranza è, è quell'oltre che ti proietta nel futuro, e per proiettarti nel futuro hai bisogno di curare il presente. E di Angelo mi è piaciuto questo, la capacità di, eh, di un uomo innamorato della sua terra, un uomo quasi che esce dalle onde del mare e guarda le colline della sua città della quale, eh, nella quale era nato e nella quale è cresciuto e cerca, cerca che cosa può essere il bene per questa terra guardando avanti, sapendo che le cose, soprattutto quando eh, sono importanti, hanno bisogno anche di tempo. E quindi di tempo, come una tessitura lenta, e però deve essere una tessitura anche coraggiosa, e il coraggio anche di affrontare questo percorso lungo. Quindi, il rispetto dell'ambiente, la, la promozione della, della dieta mediterranea, la, la legalità e altri, tutti gli altri aspetti che conosciamo, che comunque sono raccolti un po', anche, tutte le testimonianze che ci sono state in questi dieci anni che ci hanno portato qua. Ecco, lei nella sua prefazione eh, scrive una frase, che cos'è la verità? Ecco, ehm, una verità eh, per troppi anni, lunghi dieci anni, è stata nascosta, direi negata, ecco come riporta appunto il titolo del libro, ma che cos'è la verità secondo Don Fabrizio Bagnala? Ma secondo Don Fabrizio è, la verità credo sia sinonimo di libertà perché la verità, quando si vive nella verità, si vive nella giustizia, si vive nella libertà, si vive in quella condizione che ti permette di guardare con occhi puliti, limpidi e puri e la vita e quindi anche di poter camminare con la testa alta. Io nel libro la immagino e cerco di personificarla e parto da questa presentazione, da, da quella famosa domanda che è rimasta nella storia che... Che Pilato fa a Gesù in un momento solenne della, della vita, eh, dell'epilogo anche drammatico della vita di Gesù. Che quando Pilato chiede che cosa è la verità e, e, e Gesù resta in silenzio perché non sempre c'è una, una risposta, come non c'è stata una risposta in questi dieci anni. E allora la immagino come la, la nobildonna che, che gira, eh, però bendata, velata. E lei da dentro vede fuori, ma non fa scoprire il suo volto e ha solo bisogno del coraggio, della determinazione di qualcuno perché questo velo venga eh, scoperto e si possa manifestare. E poi, eh, magari lì nella presentazione non l'ho scritto, però, eh, dobbiamo anche stare attenti che verità non è sinonimo di, ehm, di vendetta, ecco, però la verità è. È la madre della giustizia e quindi è la madre della libertà. Quindi potremmo dire che è sinonimo di giustizia e ce lo auguriamo davvero con il cuore. Ecco, dal titolo eh, ci spostiamo a Gerardo Spira, perché è proprio Gerardo che ha consigliato insomma, a, a Dario, fratello di Angelo Vassallo, eh, questo titolo. Questo titolo che eh, racchiude ecco, tanta, eh, tanta storia eh, di questi dieci anni. Perché hai scelto la verità negata, Gerardo? Partiamo dal, dal titolo proprio del libro. La verità negata perché eh, nonostante tutti gli sforzi che abbia fatto la magistratura per quello che poteva fare, eh, questa verità non esce fuori. Ma eh, non esce fuori in una terra come la nostra che è stata sempre un poco, diciamo, terra scacciata e quindi anche eh, per questo nascosta la verità. E, e allora eh, Dario e la famiglia, soprattutto hanno pensato dal momento che avevano intuito che c'era qualcosa che non usciva fuori, hanno pensato di eh, scavare, di andare quindi a cercare per sapere chi e perché. E questo libro, infatti, si legge, io lo dico tutto di un, di un fiato: perché c'è perché quell'ansia quell di volere sapere alla fine chi è stato e perché. Ed è un percorso drammatico, doloroso, difficile eh, di, del fratello. Del sindaco pescatore Dario Vassallo, il quale ha percorso migliaia di chilometri per tutta l'Italia, eh, ovunque eh, l'abbiano chiamato, e quindi per spiegare, per sapere, quindi per origliare, quindi per sentire anche qualche bisbiglio che poi c'è stato. E attraverso questo percorso noi, alla fine, arriviamo quindi, a chiudere. Eh, io ho detto nella mia prefazione, la, eh, dunque, la verità è lì, chi ha ucciso Angelo Vassallo e eh, i mandatari, anzi i mandanti, i mandanti e chi lo ha ucciso, sono lì, sono nel libro. Infatti, questo libro ecco, racchiude eh, non solo testimonianza, la testimonianza di Dario Vassallo di questi lunghi dieci anni, ma ci sono documenti importanti, ci sono nomi, cognomi, quindi eh, è davvero ehm, ecco, un documento effettivo di quello che eh, potrebbe eh, portare insomma, a, a capire effettivamente. Chi è stato ad uccidere Angelo vassallo Ecco, Dario eh, ci ha tenuto tantissimo alla uh, pubblicazione di questo uh, testo proprio per uh, cercare di far capire ancora meglio, probabilmente, uh, come sono andate le cose. Ehm, Ecco, tu lo hai conosciuto, eh, diciamo che hai passato gran parte della tua vita insieme ad Angelo Vassallo. O oggi mi piacerebbe eh, ricordarlo, ricordarlo non solo attraverso questo libro, eh, attraverso la, la vostra testimonianza, ma anche farlo rivivere attraverso qualche aneddoto eh, magari che avete vissuto insieme, proprio per eh, continuare a tenerlo in vita, perché sappiamo che le persone eh, che non ci sono più restano in vita attraverso il ricordo, attraverso la memoria, parlando. Ed è quello che ha fatto Dario in tanti anni, in dieci lunghi anni. Eh, lo ha fatto apprezzare al mondo intero, lo ha fatto conoscere al mondo intero. E eh, se oggi c'è sete di verità è proprio grazie a Dario Vassallo, ma non solo. Eh, e quindi eh, cerchiamo di, di farlo apprezzare sempre di più, eh, perché eh, il suo, la sua persona non deve morire, deve continuare a vivere nel tempo. Vedete? <coughs> Quando io mi sono incontrato con Angelo e il Cilento, eh, diciamo che la burocrazia provinciale, eh, era contraria al mio rientro nel Cilento. Voi sapete eh, i miei trascorsi politici, che sono rimasti lì come valori. Per cui eh, una volta si ragionava così. Gerardo Spiro lo dobbiamo tenere lontano dal Cirento. Angelo ha sfidato tutti e mi ha cercato. Mi ha cercato e abbiamo, eh, durante una discussione che è avvenuta tra di noi, all'epoca io ero atteggiano, eh, ci siamo guardati negli occhi e io dunque subito mi sono reso conto che mi trovavo di fronte ad una persona che aveva eh, un forte desiderio di dare una svolta al Cilento ed era una cosa che io avevo cercato per, per tanto tempo. Angelo per il Cilento, io come lo vidi all'epoca, era dunque secondo me eh, un profeta. Perché? aveva capito che il nostro sviluppo, lo sviluppo territoriale, doveva avere un orizzonte oltre, come diceva Don Fabrizio, diverso da quello come era stato gestito fino a quel momento e come tuttora avviene. Angelo era oltre i campanili e vedeva il nostro territorio come un territorio che eh, aveva una ricchezza unica. Un, noi abbiamo un patrimonio che è unico, unico al mondo e ancora vergine e intatto. Quello che a noi è mancato è stata la capacità di induzione di portare questo territorio poi oltre. E Angelo parlava, quando parlava e parlava di politica territoriale, non ha mai detto pollica a ciaroli oppure eh, Celso o Caldo, no. Lui, lui parlava il nostro territorio. La dieta mediterranea. Lui, quando parlava della dieta mediterranea, non è che si rivolgeva a, a, a Pioppi, dove è avvenuta la scoperta, no. Si rivolgeva a tutto il, med, il Mediterraneo. Cioè lui aveva un orizzonte completamente diverso da quello che avevano eh, in genere gli amministratori i quali eh, racchiudevano la visione amministrativa, la capacità, eccetera, nell'ambito intorno al Campanile. Gerardo, quando è stata l'ultima volta che tu hai visto Angelo Vassallo? Angelo, dunque... Eh, noi ci siamo incontrati continuamente dopo che io sono andato in pensione. Ci siamo sempre incontrati eh, al consorzio Salerno 4. Perché il comune di Pollica era uno dei 49 comuni che faceva parte del. Ma io con lui, dunque, eh, ho, dato, io ho dato il mio contributo senza essere pagato alla comunità montana. Uh, Alendo Montestella, perché lui pretese che andassi anche lì a mettere ordine nelle cose. Purtroppo io lo continuo a dire, perché poi siccome le sto registrando e scrivendo queste cose, sono stato sempre chiamato con ordinanze ministeriali e non, sono stato sempre chiamato per andare a mettere ordine nei comuni. E' ordine anche nel Comune di Agropoli, l'ho messo quando mi chiamo Paolo Serra, il sindaco, nel bilancio del Comune di Agropoli. Quindi ogni volta che c'era un difetto, una deficienza amministrativa, mi chiamavano. E arrivai al Comune di Pollica proprio per questa, per questa situazione che lui aveva trovato. Non riusciva neanche a salire le scale per andare al Comune. Ma perché mi sono fermato su quell'aspetto di, di Angelo per dire eh, quella verità che lui aveva dentro, che voleva portare fuori, Angelo la, fece, eh, la propose in un primo convegno internazionale che si è tenuto a Pioppi nel 1997, che nessuno vuole ricordare, eh, io conservo tutta la documentazione, dove eh, sono venuti esperti, studiosi, eh, che sono andati dietro la sua teoria, e che, perché Angelo già all'epoca parlava di architettura integrale del territorio cilentano. quindi parlava di uno sviluppo oltre i pensieri che possono avere gli amministratori che io dico eh, chiusi intorno al campanile. E quindi quando è che ci siamo incontrati? Anche dopo, quando lui aveva un problema, mi chiamava per telefono e ci incontravamo. E quindi mi parlava eh, di, de, de, delle cose che prima di andarle quindi, a realizzare eccetera, eh, eh, per sapere che ne pensassi, perché tra me e angelo c'è stato sempre un grande rispetto di limite delle competenze lui non è andato mai oltre quello che era l'argine della legge della legalità lui programmava pianificava e poi mi poneva i suoi programmi i suoi piani dunque li poneva all'attenzione della legge e non, è, non non si è mai azzardato a prevaricare un principio della legge, mai. Lo dico perché? Perché questo deve essere fondamentale. Angelo ha trovato, ha incontrato difficoltà proprio nella politica locale. Perché? Angelo per una certa politica era un soggetto di disturbo ma lui è andato avanti e qualche volta quando ci siamo incontrati angelo guarda che è una strada qui non mi interessa io vado avanti per la mia strada non mi interessa allora questo è un aspetto poi che è importante angelo vedi che tu stai in un partito e hai bisogno per forza poi di avere rapporti, contatti con i tuoi rappresentanti che sono alla regione, che sono al Parlamento, eccetera, eccetera. No, io non seguo intermediazioni, io seguo la legge, faccio i programmi, faccio i piani e vado direttamente dove devo andare. Se è un diritto, non è un diritto mio, è un diritto di tutti i miei cittadini, diceva lui, e vado lì a chiedere i diritti dei cittadini. Le intermediazioni non mi servono, quelle sono un'altra cosa. Bene, don Fabrizio, sicuramente di questi racconti eh, ne sarà venuto a conoscenza, credo eh, in largo eh, aspetto, e quindi sono sicura che anche lei eh, ci tiene insomma, a precisare alcune cose, magari anche su sì. Angelo e su quello che appunto ha conosciuto attraverso la memoria. La memoria e i racconti sono quelli che mi hanno portato anche ad essere qui eh, stamattina. E sono venuto nel Cilento, da Acciaroli in modo particolare, un paio di giorni perché avevo bisogno di un po' di relax, infatti sono intenuta più da mare che, <ride> che professionale. E' vero che tu anche racconterai anche, mi ha trovato appunto Polli che è il Cilento in generale e sì, altre località visitate. Volentieri. E, e c'è una cosa interessante sul porto di, di Azzaroli, che è un'immagine, eh, un se volete, un'opera un d'arte, che è stata costruita l'anno scorso eh, con le bottiglie di plastica abbandonate. L'onda, Lo, è la grande onda, la grande onda. Fa bella mostra di sé per l'estetica, ma è significativa e rappresentativa in modo incredibile. Perché eh, qualcuno ha voluto uccidere l'uomo angelo? E, ma non è riuscito ad uccidere le idee e le motivazioni, soprattutto la spinta anche profetica di quest'uomo. E la cosa triste un po' nella vita, la cosa che mi erode un po' nella vita è anche questa, l'ho trovato scritto anche poco tempo fa da, in uno dei un, de tanti commenti che si lasciano sul web e sui social. Viviamo in un mondo al contrario, eh, si vive, sembra di vivere in un mondo al contrario, dove. Il bene viene schiacciato dal male, dove quello che dovrebbe fiorire e dovrebbe essere normale, dovrebbe essere diritto, dovrebbe essere giustizia, e sembra che cerchi casa, cerchi accoglienza perché sembra quasi una eccezionalità. Ecco, quindi questa grande onda è l'immagine di quello che quello sviluppo di idee che si incarnano in persone. E quindi Angelo non è più il sindaco del, del Cilento, non è più il sindaco di questa terra, è l'uomo eh, che rappresenta un popolo che è alla ricerca di spazio, di legalità dentro ai, tante, ai tanti forzieri che cercano di tenerla imprigionata, di non lasciarla libera. Ecco quindi questa grande onda. E, ed è stato bello anche sabato. Alla manifestazione che c'è stata, la Festa della Speranza, nel ricordo dei dieci anni, vedere la rappresentanza di persone che sono arrivate da tutta Italia, dalla punta della, del tacco dell'Italia, dalla Puglia fin su a, al nord. E, e quindi c'è un grande movimento di pensiero che si è creato. E quindi chi pensava di eh, limitare l'azione di, di Angelo a si trova di fronte in realtà a un qualcosa che sta costruendo, che, sta, che è stato seminato e che sta portando frutti. Purtroppo è venuto a mancare un uomo e di questo dovrà rispondere qualcuno. E quando questa verità verrà svelata, quando chissà parla, perché è questo che dovremmo, dobbiamo anche con coraggio dire, chissà parla, avrà, incontrerà sicuramente la sua porzione di libertà perché si scrollerà di dosso un peso e un macigno che gli impedirà di affrontare l'ultimo momento della vita, prima di passare nella fase, nella fase 2 dell'esistenza che passa attraverso la morte, di presentarsi in quel momento lì con la faccia libera, col volto libero, col cuore puro. E fin tanto che non c'è questo scrollarsi di dosso, quindi aprire alla verità, qualcuno purtroppo cammina sulle strade di questa terra facendo finta di avere la testa alta, ma in realtà eh, deve, cammina nella vergogna. E quindi ecco questo grande movimento eh, di idee, questo grande movimento di, eh, che allarga l'azione di, di Angelo, che incrocia anche il mondo giovanile. Ed è stato bello sempre il vedere la settimana scorsa ad Aciaroli la presenza di gruppi di studenti, alcuni dei quali hanno anche eh, elaborato quelli che sono i grandi massi che difendono il porto di, eh, di, di Aciaroli con de, de, delle immagini che proprio, eh, con un bel colore rosa che, si, che spicca, e con delle immagini che ricordano la, la, la figura. Ecco, quindi, è molto bello che questo che questa idea, che questo pensiero, che questa filosofia di vita, che questo bisogno di legalità e di giustizia passi attraverso anche la presenza del, del mondo giovanile e quindi nel, nell'ambito educativo, delle scuole e così via. Infatti Dario Vassallo ci tiene tantissimo agli studenti e alle scuole perché tutto parte dalla scuola e credo che questo libro eh, ecco, possa essere effettivamente esempio di legalità per, eh, per capire realmente come un uomo possa agire eh, nella legalità. Ma ehm, prima di parlare ecco, nel dettaglio eh, della scuola, dei ragazzi, insomma, di quello che hanno fatto nel corso degli anni, c'è una frase che mi ha ehm, un po' scosso di Dario Vassallo: eh, Uomini dello Stato arresteranno altri uomini dello Stato. Questo insomma, eh, ha detto anche Dario, eh, tra l'altro, eh, proprio alla festa della speranza, in merito all'uscita di questo libro. Ecco, che cosa ne pensa Gerardo Spira di questa frase di Dario, molto forte tra l'altro? Io torno sempre. <coughs> A un, a un concetto, la verità e la giustizia, la legge, la verità e la giustizia. Che cosa è la legge? Che cosa è la verità? Che cosa è la giustizia? Allora, eh, tu hai detto giustamente, deve entrare nelle scuole, perché nelle scuole quindi da lì si comincia a capire come si deve muovere la società, quindi lo sviluppo serio, il rispetto delle regole, eh, l'educazione, eh, si comincia da lì. Ma io voglio toccare questo aspetto eh, della giustizia perché? Ma proprio perché Angelo diceva che quando eh, si guarda una comunità bisogna guardarla cominciando dall'ultimo cittadino. Allora la legge, se noi eh, 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 andiamo a verificare, la legge non si rivolge ad un cittadino, ma si rivolge a tutti i cittadini. Il legislatore eh, ha uno sguardo rivolto, anche se non li vede tutti, rivolto a tutta la comunità. Quindi gli interessi sono di tutti. La giustizia quando cammina di pari passi e quindi aderente alla legge sviluppa una, un interesse generale di tutti i cittadini. Ora noi abbiamo questo problema sul nostro territorio, io l'ho detto più di una volta perché mi sono rivolto anche alla giustizia di Valle della Lucania e lo dico fermamente e fino alla fine dei miei giorni dirò che da noi non passa, non passa eh, lo sviluppo equilibrato del territorio, di tutti, fino a quando la giustizia non si muoverà portando per mano la legge ovunque. Che significa questo? Significa che io posso dire il, lo sviluppo del territorio Passa attraverso una giustizia generale, è chiaro. Angelo perché gridava? Perché interessi contro interessi, speculazioni e altre cose non venivano debellate come dovevano essere debellate. Il territorio, quando è aperto e eh, c'è aperto il varco. Si invilano dentro non certo i cittadini ultimi che vogliono il diritto riconosciuto, ma si invilano altre cose, le illegalità, le illegalità, la delinquenza, quelli che vogliono approfittare del bene comune. Quindi la giustizia, se non si muove in questo senso, lo sviluppo del territorio per noi è sempre lontano. Tante sono state le cose un po' bloccate negli anni, proprio per dare la giusta verità a quello che è accaduto dieci anni fa. Nessun senatore della provincia di Salerno, tra l'altro, ecco questo lo dobbiamo insomma sottolineare. Ha firmato la proposta del senatore eh, Matteo Richetti per l'istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sull'omicidio di Angelo Vassallo. Ecco, che cosa ne pensi tu di tutto ciò? Ricordiamo che Angelo Vassallo, tra l'altro, in vita eh, fece sette denunce sì. su quello che non andava, sì. e su quello che allora, giustamente. Dunque noi eh, siamo arrivati secondo me anche da questo punto di vista siamo arrivati alla conclusione cioè le resistenze eh, di conservazione o eh, di pretese nascoste io dico sempre dietro la sepe crolleranno crolleranno perché perché la verità Bastanata e uscirà fuori, e quindi sapremo esattamente chi è stato, perché lo ha fatto, perché lo hanno firmato. A mio avviso c'è stato un intreccio perché io lo porto sempre lì. Non era possibile fare eh, quello che è accaduto, perché tu ti sei posta una domanda prima: come mai? Come mai? Nessuno si è mosso, si sono fermati anche le iene, eccetera. Per me. C'è stato un intreccio politico criminale sulla vicenda di Angelo Vassallo. Perché? Perché, dunque, torniamo un poco anche al 94, 94 quando lui parlava in un certo modo quindi, di volere smuovere il territorio e quindi di portarlo oltre, e quindi allargare gli interessi che noi abbiamo da 2500 anni, tutti di allargarli quindi a tutto il territorio. Eh, ma non è che è stato eliminato Angelo Vassalla solo per le ragioni della droga. e dietro la droga, noi lo sappiamo, c'è tutto un tessuto che si invila nell'economia locale e quindi in tutte noi, noi abbiamo questo problema davanti alle nostre case. Non dobbiamo andare oltre, dobbiamo avere il coraggio. Io quando dico che la magistratura... Non si deve fermare su un, su, su, semplicemente su un comune o su due comuni, no. Devono andare a guardare questi aspetti su tutto il territorio. Perché? Perché quando un'amministrazione un non si sviluppa per, eh, eh, con uno sguardo di interesse generale, Vuol dire che vuole proteggere, ma chi vuole proteggere, chi vuole difendere? E gli sviluppi si vedono sul territorio, chi è che realizza, eh, diciamo, se ne avvantaggia, perché poi chi realizza e eh, 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 si avvantaggia toglie diritto agli altri. Allora. Noi dobbiamo passare attraverso un piano territoriale, ambientale, generalizzato, un piano che deve avere le direttrici di sviluppo tutte che si devono incrociare e devono impedire a chiunque di poter entrare e di poter toccare ambiente, eh, ragioni, interessi, eccetera. Il territorio è territorio che va salvaguardato per tutti i cilindani e i sindaci fino a quando non si mettono d'accordo su questo, troveranno sempre eh, ostacoli da parte di quella cultura che viene da 2500 anni che insiste su questo. E, da questo punto di vista, quindi voglio anche dare una informazione. Dunque, noi abbiamo deciso, siamo già 12 persone, 12 professionisti e 12 persone che Dunque hanno deciso di ricominciare a toccare questo discorso. Ricominciamo lì dove hanno bloccato Angelo Vassallo. Ricominciamo da lì e ci vedremo il 26 di settembre solo noi per pianificare, per programmare. E per ragionare di questa cosa, ma non per tornare in mezzo, perché in mezzo non ci vogliamo tornare più, ma per eh, tracciare una, una proposta e riportare i valori del territorio, quindi in un progetto e metterlo nelle mani delle nuove generazioni, perché ce ne sono e sono anche molto bravi, giovani che sono bravissimi che tengono lontano o vogliono mantenere al guinzaglio e portarli dove pensano alcuni personaggi. Ma quei pochi personaggi che ancora resistono devono capire che è finita, è finita. Perché? Perché ognuno di noi che ha i figli ed è stato lontano ha letto, ha guardato, ha scrutato e sa. Però quanto ti manca Angelo Vassallo e il suo modo di governare il territorio? Nelle eh, tue parole, ecco, si vince allora, tanta rabbia, allora, ma innanzitutto rabbia, perché no, non no. c'è più una persona eh, davvero eh, da valori eh, di, di altri tempi, ecco lo possiamo dire. Allora, mi viene la rabbia perché, dunque, io lavoro sempre in un certo modo, voi mi conoscete, quindi mi conoscete per, anche per impostazione familiare. quindi per cultura familiare. La rabbia mi viene perché eh, Angelo ha avuto il coraggio di sostituirsi allo Stato in delle competenze che erano proprio dello Stato, sfruttando eh, due norme di legge, ha fatto dei provvedimenti per cui lui ha bloccato una operazione di possibile speculazione sul territorio, quindi con due ordinanze, quindi avete visto l'esempio nel film, lì non, era, non doveva il sindaco mettersi la fascia e quindi andare a chiudere dove avveniva quello che avveniva, e abbattuto un impianto eh, sul, sulla spiaggia, sostituendosi anche lì allo Stato. Quando un sindaco Emette provvedimenti di questa natura, vuol dire che lo Stato non c'è. Ma non c'è, e allora noi diciamo lo Stato non c'è. Io dico sempre attenzione, non diamo colpa allo Stato, perché lo Stato è un ente giuridico, ma sono quelli che vestono i panni dello Stato, che dovrebbero difendere lo Stato, e non ci sono. Chiarissimo. Eh... Gerardo, ehm, ritornando al libro, l'abbiamo detto eh, in prefazione, la verità negata ovviamente è una ehm, continuazione eh, di quello che è stato poi il libro Il sindaco pescatore, scritto nel 2011 se non vado errato, eh, ma che mh, riporta dei dettagli fondamentali, eh, direi eh, schiaccianti. Quindi eh, l'invito è proprio quello... Uh, di, eh, di leggerlo, di prenderne visione, anche per capire tutto quello che è accaduto in questi dieci anni e quanto lavoro dietro le quinte c'è stato da parte di Dario e di Massimo, l'altro fratello di Angelo Vassallo, non lo dimentichiamo perché sono due i fratelli del nostro compianto sindaco pescatore. Uh, il 3 ottobre, ecco ci tengo a sottolinearlo, uh, ci sarà una presentazione proprio nella città di Agropoli, presso l'oratorio uh, Papa Giovanni Paolo II. Eh, ecco Gerardo, eh, possiamo dare maggiori dettagli, magari l'orario eh, e, e chi presenzierà a questo importante incontro proprio per parlare di questo testo eh, dedicato ad Angelo Vassallo. Allora, chi sta organizzando, eh, ma con molto impegno effettivamente, quindi con molto impegno, Roberto Auricchio, sta organizzando tutta eh, la manifestazione, sarà una bella manifestazione. Eh, ci sarà Dario, eh, ci sarò io, eh, ci sarà Vincenzo Iurillo, quindi praticamente eh, una parte importante dell'editoria. Delle, dell e ci saranno anche eh, eh, ci sarà, eh, la scuola, la scuola, innanzitutto, perché noi è lì che vogliamo entrare. È lì che vogliamo far capire, è lì che vogliamo eh, presentare certe idee che troviamo nel libro e le vogliamo canalizzare proprio nella scuola, specialmente i ragazzi del, del liceo, eh, perché in queste scuole noi dobbiamo cominciare dalla scuola per eh, far rivivere i valori. Eh, della società, i valori della cultura e dobbiamo ragionare con un concetto culturale diverso da quello che noi vediamo in giro io lo dico sempre attenzione perché spendere 20-30 mila euro per fare passerelle dunque anche questo sotto certi aspetti dunque io non parlo dal punto di vista politico sotto certi aspetti va esaminato quindi va verificato se eh, una comunità vuole investire nella cultura deve investire nella cultura di rappresentanti, di, e ce ne sono tanti nel Cilento, di eh, professionisti, di scrittori, di poeti che hanno eh, rappresentato la nostra terra, quindi l'hanno descritta e con questi dobbiamo parlare perché attraverso le loro idee noi ci ritroviamo e ritroviamo la nostra cultura quindi, e sappiamo dove dobbiamo andare perché è il libro che ci dice dove dobbiamo andare. Prima di chiudere questa bella chiacchierata che insomma, abbiamo fatto oggi per parlare di questo eh, libro, mi piacerebbe che Don Fabrizio ecco, eh, comunicasse un messaggio di speranza, di speranza ma soprattutto ecco, di, mm, di fede e, mm, e invogli chi di dovere. A continuare eh, ecco, per dare giustizia ad un uomo che ha dato tanto al territorio del Cilento, in generale, come diceva anche Gerardo Spira, non solo a Pullica, e che è morto ecco, per aver portato avanti dei valori importanti. Certo. Uno di questi, il primo, ecco, la legalità, certo, la verità è una signora velata, ma ha una energia che ha bisogno di, di, fare, di, di espandersi. E quindi io sono convinto che sarà proprio il desiderio di verità che la farà fluire questa grande onda in contesti anche dove non, non ce lo immaginiamo. E, e arriverà in quel mondo eh, quella fetta di popolazione che ama la trasgressione. Mi spiego. Oggi eh, siamo un po' tutti omologati, in particolare i ragazzi. Però una delle caratteristiche dei ragazzi è quella della trasgressione, essere trasgressione. Allora, in un mondo dove la legalità viene asservita a dei poter, al potere di qualcuno, cercarla e desiderarla è un gesto di trasgressione. E quindi, inviterei davvero i ragazzi a. A guardare con fiducia tutto ciò che gli sta davanti e, e cogliere nei messaggi eh, che poi non sono antichi, i valori non sono antichi, non sono mai antichi i grandi valori. I grandi valori sono sempre di grandissima attualità. E guardare a questi con il desiderio di ribellarsi contro un sistema per ritrovare il piacere della libertà. E, Angelo eh, ci ha lasciati, era il 5 di settembre. Dieci giorni dopo c'è un altro anniversario importante, beato Pino Puglisi. Don Pino ha, ha lasciato questo mondo affrontando in faccia chi l'ha ammazzato con il sorriso sulle labbra. Ti aspettavo, e l'ha aspettato con il sorriso. E nel giorno in cui, il 15 settembre di quest'anno, abbiamo ricordato padre Puglisi, hanno ammazzato un altro prete a Como. E questo silenzioso servizio alla legalità può far scaturire dei sorrisi, dei sorrisi: il sorriso è l'arma che può disarmare perché di fronte alla violenza anche verbale e rispondere con il sorriso tu disarmi colui che ti attacca. E il sorriso impresso nel volto di Don Pino lo immagino impresso nel volto di Angelo in tutte le immagini che che abbiamo uh, ricorre uh, questa cosa, e, ma questo sorriso mi piace pensarlo nella gente bella, non solo del Cilento, ma nella gente bella che dentro questa grande onda ha questo grande desiderio di, di legalità, di giustizia, ma di vita bella, di vita positiva, di vita anche trasgressiva rispetto a un sistema che cerca di schiacciarci e di tenerci prigionieri del male grazie Don Fabrizio per queste belle parole, possano essere anche monito per tanti giovani che speriamo guarderanno questa intervista e magari ecco, eh, appassionarsi alla storia di Angelo Vassallo, guardare il film perché no leggere il primo libro e poi ovviamente eh, andare a leggere eh, la verità negata eh, Gerardo, tu hai scritto una frase di Sant'Agostino, mi piacerebbe che la leggessi per i nostri telespettatori perché credo che sia ricca di significato a distanza di tanti Anni, 1700 ecco. anni per l'esattezza, eh, Sant'Agostino già dava delle risposte, delle verità, eh, scusa, ed è qui il dramma. Che da sempre nella storia abbiamo bisogno di combattere l'ingiustizia, però il bene prenderà sempre il sopravvento. Sì, sì. E noi abbiamo un simbolo su questo che è la croce. Eh, Sant'Agostino è stato effettivamente è stato grande perché eh, ma già 1700 anni fa eh, aveva capito esattamente come si muoveva eh, la comunità per cui quindi i problemi che c'erano allora e questo è un problema universale da allora ad oggi non è cambiato niente, anzi oggi è, è peggiorato Ma no, è una storia che nasce dall'inizio perché se tu pensi sì, il sì, conflitto sì. Caino-Abede sì, 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 dall'inizio sì, della, sì. della scrittura no? eh, queste eh, due eh, anime lo... che si combattono e infatti io dunque parto da qui per fare la mia prefazione se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri? Bene. E con questa frase ecco, di Sant'Agostino che Gerardo Spira ha voluto riportare nel libro, La verità negata, andiamo a chiudere questa bella chiacchierata. Ecco, ci sarebbero tante altre domande e tanti altri argomenti da trattare, ma eh, lo faremo magari in un'altra intervista dove eh, faremo anche un bilancio di come sta procedendo ecco, la presentazione del libro, la vendita del libro e di cosa ne pensano appunto i lettori. Eh, eh, ma il compito reale di questo libro, di questo testo, Gerardo, la verità negata, per il futuro, ecco... Diamola questa eh, spiegazione ai nostri telespettatori. Quale sarà? A mio avviso eh, le istituzioni devono riflettere molto perché lo leggeranno tutti e devono capire che eh, la vita dell'uomo non può essere soppressa, specialmente per responsabilità di chi rappresenta lo Stato. Questo libro diventerà un, una pagina e un monito per tutti quelli che andranno ad occupare le istituzioni pubbliche. Grazie, Gerardo Spira. Grazie a Don Fabrizio Bagnala per la loro presenza negli studi di Cilento Channel e per aver ecco, parlato di questo interessante libro che invitiamo ancora una volta ad acquistare e a leggere perché è davvero importante. Per rispettare ancora e far vivere eh, ogni giorno la memoria di Angelo Vassallo, sindaco pescatore. Grazie e arrivederci ad una prossima puntata di Focus On sempre su Cilento Channel.